Notiamo qui la presenza di un altro dimostrativo che è ik, ek, ok, usato come aggettivo riferito a die in ablativo, da, a partire da questo giorno. Incontriamo poi illud, il dimostrativo qui usato come pronome, quello indossa la toga virile, lui indossa la toga virile, che abbiamo tradotto con un pronome personale in italiano. A questo punto il padre annuncia di voler portare il figlio, che ha appena indossato la toga virile, che è quindi diventato uomo, vir, al foro, come era tradizione per la sua prima apparizione pubblica. Nunc, ora, ad forum, unc juvenem deducam. Ora deducam, porterò, futuro semplice da deduco, unc juvenem, questo giovane, questo ragazzo, ad forum, nel foro. Unc è la forma in accusativo singolare, maschile, di ik, ek, ok, qui usato come aggettivo. Questo giovane, questo, perché il giovane in questione si trova vicino al padre. Lungo la strada il padre spiega al figlio che ora potrà partecipare alla vita pubblica, alla cosa pubblica, cioè agli affari dello Stato. Vir es, sei un uomo, debes esse, devi essere partecipe della cosa pubblica, degli affari dello Stato, cioè devi prendere parte alla vita politica. E poi aggiunge, vide, guarda, ille, Lucius Emilius Paulus est, quello che vedi in lontananza, perché è lontano da chi sta parlando, è Lucio Emilio Paolo. Quello, oppure lui, è Lucio Emilio Paolo. Il console e poi senatore Lucio Emilio Paolo non è da solo, ma è accompagnato dalla figlia. Rivolto al giovane Publio, egli dice: Emiliam filiam meam, iam cognoscis, conosci forse mia figlia, Emilia? Publio è rapito dalla bellezza della ragazza, al punto da non accorgersi che gli altri stanno parlando di altri argomenti, di politica e di guerra. Il padre di Emilia lo riporta però alla realtà e gli chiede: che cosa ne pensi di queste cose? Quid de is rebus cogitas, Publi? Publi? Is rebus, is è la forma all'ablativo plurale di ik, ek, ok, riferito a rebus, ed è usato in questo caso come aggettivo.